stessa notte voi, la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere. Sentito, cari amici? Sentito, cari amici? E nell'oscurità ognuno vuol godere, e il popolo sovrano vuol godere. E questa celebre canzone è intitolata Il tango delle capinere. In grosso modo, il tango delle capinere. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere. Il popolo sovrano vuol godere, vuole. E per questo che il popolo sovrano, mi pare nel 1648, in Inghilterra, United Kingdom, con Oliver Cromwell, e gli ha mozzato la testa al re. Sì, sì, sì. Poi la stessa cosa si è ripetuta con la rivoluzione francese, quando i rivoluzionari mozzarono la testa, ghigliottinarono il re e pure la regina. Non si scherza con un popolo sovrano vuol godere. Poi la cosa si è ripetuta pure con i Romanov, i potentissimi zar di tutte le Russie, nel 1918-19, tutta la famiglia reale dei Romanov fu sterminata dal popolo sovrano in rivolta. Il popolo sovrano vuol godere. Il popolo sovrano è sempre lo stesso, eh? C'è pure oggi il popolo sovrano. Il popolo sovrano vuol godere, vuole. E ha ragione, non siamo mica fatti per soffrire, noi non vogliamo soffrire, vogliamo godere. E questo ve lo dice Serafino Massoni, che è un filosofo un po' stoico, un po' cinico. Pure oggi, che cosa vuole il popolo sovrano? Può godere, ma è naturale, e mica devono godere solo i ricchi, eppure vogliono godere anche i poveri, i poveri hanno gli stessi diritti umani, la stessa dignità dei ricchi. Per questo che il popolo sovrano vuole il reddito di cittadinanza, ha ragione, è previsto già nella Carta Costituzionale, mi pare, articolo 3, secondo comma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono la piena realizzazione della dignità umana. E per questo il popolo sovrano, con il movimento pentastellato, vuol godere. Il godimento, il tango delle capinere. Il tango delle capinere è una canzone adeguatamente rappresentativa delle aspettative del popolo sovrano. Ricordate che il popolo sovrano, lo possiamo vedere, il popolo sovrano, a Gerusalemme nell'anno 33 d.C., quando i sacerdoti del Tempio chiesero al popolo sovrano di Gerusalemme, gli mostrarono Ecce Homo, cioè gli mostrarono Gesù, tutto frustato, sanguinante. E i sacerdoti del Tempio dissero al popolo sovrano di Gerusalemme: tu, popolo sovrano, dici, popolo sovrano, che cosa dobbiamo fare di costui? Costui Ecce Homo. E il popolo sovrano urlò: crucifige. E pensare che Gesù fino all'altro ieri aveva fatto i miracoli, ma il popolo sovrano è fatto così, vuol godere. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ciascuno vuol godere. Bene, cari amici, bene, questa è la mia storia della filosofia. Io sono un filosofo un po' stoico, un po' cinico, per cui vi ho ricordato la celebre canzone Il tango delle capinere. Andatevela a riascoltare, così capite che è una canzone che esprime i desideri profondi del popolo sovrano. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità e ciascuno vuol godere. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.